Ciao ragazzi, bellissimo video per presentarvi questo condizionatore portatile davvero divertente ed efficace. Vediamo, questa è la parte e la vista laterale, adesso vi faccio vedere quella frontale. Eccola qua con questa griglia che si può muovere in questo modo e poter regolare il flusso, è davvero potentino. Primo tasto in alto, eccolo qua, la zona comandi. Primo tasto è questo che permette di passare a tre modalità di velocità: questa è la 1, questa è la 2 e questa è la 3. Per spegnere basta tenere premuto e si spegne. Riaccendiamo, mettiamo la modalità 3. Questo invece è un tasto che permette di cambiare la colorazione. Molto carino anche di notte, permette di fare questo tipo di effetto molto scenografico. Mentre invece il tasto qui centrale si passa dalla modalità vento alla modalità ghiaccio acqua nebulizzata. Vediamo, ecco, si vede che esce il vapore. Sembra vapore, ma in realtà è fresco. Poi, passando invece all'altro tasto, qui si può regolare il timer dalle 2 alle 4 ore premendo questo tasto. Per quanto riguarda invece la parte retro, interessantissima perché anche qui è molto scenografica, c'è il vano dove inserire il ghiaccio. Abbiamo inserito dei cubetti di ghiaccio, quindi sta uscendo fredda. Qui ci sta il misurino dell'acqua, qui indica che l'acqua basta, quindi il serbatoio è pieno, e l'attacco per la corrente elettrica. Qui c'è ovviamente la parte sul retro per la reazione, e qui invece lateralmente dall'altra parte, eccolo qua, abbiamo questo tasto qui che serve per aprire e per poter mettere l'acqua nel serbatoio. Veramente fatto bene, fantastico. Funziona, piccolino, ovviamente non mi aspettate un condizionatore di quelli grandi, è qualcosa di portatile che però funziona benissimo. I materiali, come vedete, sono veramente gradevoli sia al tatto e anche alla vista. Ci vediamo nella sezione scritta dove vi scriverò qualche altra cosa interessante. Grazie e alla prossima, ciao!